È arrivata l'università alternativa. Se vuoi laurearti con noi online, il consorzio universitario Ares ti offre un tutor personale. 7 appelli l'anno, ogni 45 giorni. Esami sempre in modalità scritta. Sede d'esami accreditata MIUR. Ares Consorzio Universitario, il metodo che fa la differenza. A Palermo in via Donizetti 14 e ad Alcamo in via delle Magnolie 21. Assicura Broker di Marco Cottone. Cerchiamo per te le migliori assicurazioni auto moto, cauzioni e fideuzioni, casa e professione, salute ed infortuni, pensione e vita. Con noi ti basta una telefonata. Contattaci allo 0924 21555 oppure chiama il 329 89 4542 339 77 33224 oppure invia un'email a sicurabroker@gmail.com. Ricorda di scrivere Assicura Broker con la K e non con la C. Assicura Broker ad Alcamo in via Maria Riposo numero 2022. Per lasciare un mondo migliore ai nostri figli, per risparmiare soldi ed energia, per portare la luce del sole nelle nostre case, perché cambiare si può, perché non è ancora troppo tardi. Lemon Sistemi, tutti i colori dell'energia. La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. Anonimo. Signore e signori, AP Web Radio presenta le rubriche di Buongiorno Estate, un programma di Paolo Di Bella. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 su AP Web Radio. E da lunedì 27 luglio 2020 su Video Sicilia, canale 93 del digitale terrestre.
E buongiorno, buongiorno estate! Non potevamo che iniziare con questa canzone! Ah, ah, bronzatissima! Forza ragazzi, sentiamo, sentiamo, sentiamo! Ci del sole! Picchio, picchio! Forza, picchio! Sognare. Abbraccia, come, come? Con te! Eh sì, siamo ad agosto, siamo ad agosto ragazzi, siamo arrivati finalmente quasi a Ferragosto, quasi, quasi. Ma sai perché si chiama Ferragosto, Mariangela? Augusto Riusto, capo d'inverno. Esatto, significa che l'estate purtroppo sta per finire. Sta per finire. Ragazzi, godiamoci, questo è quello che vi consigliamo noi di AP Web Radio, godiamoci gli ultimi giorni di estate in maniera proprio pazzesca, ci dobbiamo divertire come i macci, sì, però con il distanziamento, con consapevolezza. E con questa, mi raccomando. Ragazzi, vogliamo capire che sto Covid, sì, botta de sale, però c'è veramente. Io voglio dire una cosa, la mascherina si mette così, esatto, è così, è così. Però questo, ascolta, però Renato, è giusto, dobbiamo dare un minimo di giustificazione. Con questo sole che picchia sulla, esatto, capoccia. È giusto, metti, non sono io che picchio, è il sole che picchia. Cioè, molti lo anche, usano. E Mariangela, sì, inizia a picchiare, dov'è il picchio? Molti la usano per asciugarsi bene il sudore. Esatto. Ringraziamo Gino Milazzo con la sua massima, la massima di Gino, grande, Milazzo. Grande Gino Milazzo. La puoi rileggere, Renato, per favore? Che mi vediamo, che la vado, vediamo, a vado a riprendere. La vado a riprendere, grande Gino. Gino momentaneamente si trova lì a Bruca, sempre a Bruca, a brucare. E allora la frase che ci ha mandato questa mattina Gino, sì, Milazzo è: sì, la vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. Grande Gino, grande, quindi Gino, vogliamo analizzare un attimo Gino questa situazione. Domani, allora, domani. Ragazzi, non pensiamo a ieri se non per, diciamo, come fonte di riferimento per le risorse, per rettificare le nostre azioni di oggi, come esperienza, grazie picchio. Però l'importante è vivere il momento con la mascherina, esatto, e guardare chiaramente a domani, perché per fortuna domani c'è ed è una nuova possibilità. Esatto. Ottimo, ottimo, abbiamo buongiorno iniziato alla grande, Paolo, abbiamo iniziato alla grande, abbiamo buongiorno iniziato a tutti. Tutti, Renato, Paolo, Diego Blunda, che grande, ci segue grande, sempre e che ha fatto una promessa e speriamo di, esatto, che la mantenga, ci venga a trovare. Ci faceva Piero Pello. Bene ragazzi, cosa dire? La puntata di oggi è abbastanza frizzante come quella della scorsa volta e come quella che sarà dopo domani. Detto questo, un momento di molto frizzante, molto. Sì, guarda, sono stanco, morto, non ce la faccio. L'importante è partecipare. Una pausa. No, l'importante è partecipare, come dico sempre, e noi continuiamo a fare servizi. Ieri, per esempio, siamo stati a fare un servizio molto interessante in un'enoteca, ragazzi. Abbiamo parlato con Marcello Ingrassia. Si vedo abbastanza. Si vedono i risultati dell'enoteca. In realtà Mariangela, sai perché sono così? Perché trattengo un scoreggio da stamattina, non si può dire. Liberati. No, dopo ci andiamo. Vado io, vai tu. Vai Mariangela, fai vedere il libro, quella la camera 2, la camera 1, camera 2, dammela tu, dammela tu. Questo è il libro un po' più. Ah no, dall'altro lato. Esatto, il libro è Come il volo della farfalla ed è l'ultimo libro che ha scritto Marcello Ingrassia. Il primo è A me mi girano, che è tutto un programma, ragazzi. Le ruote. Li potete trovare chiaramente su Amazon, ma anche, diciamo, basta cercare Come il volo della farfalla di Marcello Ingrassia e avete la possibilità di acquistarlo. Non costa molto, però vi garantisco che davvero è un viaggio sia in Sicilia sia nei ricordi di Marcello, ma anche per conoscerlo meglio, perché è un libro autobiografico e ragazzi ci vuole coraggio a scrivere libri autobiografici, eh? E lui è uno coraggioso. Bene, cosa vedremo oggi, Renato? Oggi abbiamo ricevuto noi un servizio direttamente dalla spiaggia
dal nostro Fabio, che salutiamo. Ciao Fabio. Che momentaneamente Fabio, sempre in spiaggia, sempre sotto l'ombrellone, ci ha mandato un servizio particolarmente interessante. Ne parleremo tra un attimo. Nel frattempo però prepareremo anche la nostra solita rubrica Cadde oggi. Oggi ricordiamo, Renato, che è il 12 agosto 2020. Salutiamo il nostro Girolamo Turano di Video Sicilia, canale 93. Salutiamo Girolamo, canale 93 del digitale terrestre, ci consente di arrivare a tutta la Sicilia direttamente il catodico. Grazie. Potete sentirci e vederci anche in TV. E potete anche toccarci se venite direttamente qui in radio, non ci sono problemi. La porta è aperta, come si suol dire. Bene. Oltre a questo vedremo i consigli di Cecilia Eleuteri, la nostra biologa nutrizionista. Esatto. La nostra mitica biologa. Oggi abbiamo parleremo bisogno. del livello di colesterolo. Avrei fatto così, non è che del livello di colesterolo. Tisana. No, quello avrei fatto così. Per favore. Allora del tiramisù. Aiutateci. Del sale. Botta di sale. E come fai? Del sale. Vabbè, potevo botta fare di... tanti, certo. Il sale. Vedremo cosa ci consiglia Cecilia. Si può mangiare, non si può mangiare, ne possiamo usare, non la possiamo usare. Iodato. Ma chi lo sa, lo vedremo. Rosso fino. E poi i mitici ABC strategie. Ok, che Marcello. Che pillola. No, grazie. Marcello oggi ci presenta la LIN. Il LIN sarebbe la riorganizzazione di tutte le io adesso non è che sono un tecnico, ci siamo, è la riorganizzazione dell'azienda in maniera da ottimizzare e quindi ridurre al minimo gli sprechi e massimizzare la produzione. Mia mano. E allora dobbiamo ascoltarlo attentamente, anche perché allora, Paolo non lo sa. Infatti stiamo morendo qua dal caldo. Ma non è vero, è proprio così. Se sono termini tecnici, ci sono 3 mesi per imparare. E quindi adesso questa è la situazione. Bene, ma non perdiamo altro tempo. Mariangela, chi vuoi salutare? Ma io saluto sempre chi non mi conosce, faccio sempre prima. Poi non lo so, gli amici, parenti, conoscenti che stanno in questo momento messi davanti guardandoci come Diego Blunda, che ci manda il messaggio e dice buongiorno. E allora, visto che abbiamo presentato il picchio parlante, sigla del picchio. Dai ragazzi, balliamo che siamo in estate, porca di quella. Vai Renato, non ti vedo. La prossima volta mi attrezzo col dai picchio. E allora porto il martello. Io so che ieri mi hai mandato anche tu un servizio. Vuoi fare un'anticipazione? Sì, ma proprio una cosa leggerina. Dai, leggeriamoci. Le nostre belle ville. Poi vedrete come, quando, dove, perché ma soprattutto perché sono state prese di mira dal picchio. Invece devo fare i complimenti a chi? Alla Guardia di Finanza, che saluto. Attenzione! Non sapevo che avevano aperto un lido proprio ad Alcamo. Ma che dici? Con piscina proprio... Annessa proprio davanti la porta. Io mi dissocio, non so. Corso dei Mille, state attenti, perché lì quando c'è la curva davanti alla Guardia di Finanza c'è una bella piscina, suppongo che è la buona organizzazione. Esatto. La piscina, tra l'altro, questa specifica, serve anche a acquistare la frutta di fronte già lavata. Esatto, perfetto. Perché chi passa, siccome ce ne sono molti ad Alcamo che tengono la pulizia, passano a 300 km orari. Esatto. E l'acqua, che non è poca l'acqua, devo dire, che diciamo, poi dici manca acqua al comune. Andata a prendere là. Tanto poi la paghiamo noi. Secondo me hanno fatto il lido apposta lì. Sì, infatti, c'era mia moglie. Colonie. Mia moglie è andata a prendere la frutta là, praticamente gli hanno fatta la doccia. È meraviglioso, ragazzi! Ma a me questa città piace, perché urla. Più avanti, nel corso sempre dei Mille, dopo la piscina, c'è una prospettiva di cratere che sta urlando come per dire non reggo più. Non io crollo. Scusami, quella è la piscina degli adulti e quella sarà quella la piscina sarà proprio il pozzo dei desideri. Quello sarà il pozzo grande, dei desideri. Grande puntata polemica. Grazie polemica. Al picchio. Occhio ma il prego. Suono del picchio. Ma prego. Bene ragazzi, adesso tocca a Renato, che notizie ci mandi oggi? Allora, buongiorno ragazzi. Renato, tutti
insieme, tutti insieme, con le mani, vai, vai. Renato, Renato, se non mi baci non vivo più. Dai, 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 Renato, fai vedere le ascelle, Renato. Pensate come le strade di Alcamo. Renato, breve, breve, la notizia più importante di oggi. E allora, vai. Sicilia, il falso primato. No, questo non si capisce. Abbiamo capito, esatto. Non capiamo, non si se... capisce. Che significa? Avevamo allora, un privato, non un privato, un primato. Un primato. E invece, esatto. Andiamo sempre col nostro Covid. Ma botta di sale, ma noi siamo, ci vuole, siamo una trasmissione di informazione, quindi dobbiamo informare. Informare io. Diciamo molti più molti ci ascoltano per evitare di comprare il giornale, quindi... Ma non si dice, ragazzi, comprate il giornale Sicilia, comprate perché giornale Sicilia. Altrimenti le notizie non le possiamo noi, leggere. Ma infatti noi incuriosiamo, diamo esatto, i titoli quelle, e poi... No, meno male che ti sei salvato in curva, in curva, in curva, in curva, attenzione, questa non è 105! Questa è a P-Web. Web Radio. E come possono seguirci? Si possono seguire con la app che posso trovare su Google Store. Allora dobbiamo chiarire questa una volta. Google Store. No. Allora, Google no. Play. Play Store di Google. Ma lascia stare questo. Dobbiamo chiarire una volta per tutte. Sì. Perché tutti la chiamano app Web. Non è app. È al contrario. È l'accento a sulla P. Web P Radio. Ed è a P. Di Alcamo Paolo. Esatto, Alcamo Paolo, come la volete chiamare? Alcamo Promozioni. A P Web Radio. Ok, detto A-P questo, Web detto Web questo, Radio. Vai Renatone. Lo possono trovare anche sul sito www.apwebradio.it. Ecco, vedete, Renato lo dice corretto. Vero che lui è straniero, ma comunque guardate sì, che scuro. Di... Sì, da Tunisia. Siamo notato che tra poco sono più chiare le maglie che metti. Allora, io siccome Renato fin dal primo giorno ha questa barbetta, io gli propongo di fare una challenge. Lui si fa la barba e diventa esatto. Juventin. Tu perché ti? No, no, io il calcio sono litigato. Litigato, e allora problemi non ce n'è. Perché è bianco sotto, dove c'ha la barba, nero sopra. Esatto. Ma te l'hanno dato il reddito? Della... Sì, infatti lo sto cercando. Già vendo braccialetti. Ma dai, a proposito. Visto che le 600 euro non le ho prese. Ma no, tu no, ma i nostri politici però fanno. Qualche politico. Grazie. Ma sì, ragazzi, alla fine, insomma. Ci vuole coraggio, ci vogliono coraggio e attributi per fare queste esatto, cose. Non è comunque. Da tutti, infatti. Non è da tutti. Bene, bene, va bene. Andiamo con le notizie. Ottimo, ottimo. Renato, non corre, per favore. Che allora, non con schiena, devo andare accadde. Piano, per favore. Andiamo per con favore. Il accadde oggi? Accadde oggi. Applausometro, ragazzi. Vediamo che cosa successe nella storia il 12 agosto 2020. Stanno, ma vediamo che è successo nella storia. 12 agosto 2020 è mercoledì, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Sant'Ilaria. Il sole sorge alle 6:18, tramonta alle 20:13 e la luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è: i poveri s'ammazzano e i signori s'abbracciano. E oggi si celebra la giornata internazionale della gioventù. È il momento dei fatti del giorno nella storia con accaddeoggi.it. Nel 30 a.C. moriva suicida Cleopatra, la 39enne ultima regina dell'antico Egitto, che si tolse la vita facendosi mordere da un'aspide. Nel 1851 Isaac Meritzinger otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 possibili con le precedenti macchine. Nel 1946 a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, a cui era possibile esordire nel maggiore campionato italiano, poiché nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, che erano già iscritte alla Serie A. Nel 1978 oltre 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che al termine del rito funebre veniva sepolto nella Basilica di San Pietro. 35 anni fa, nel 1985, un Boeing 747 delle linee aeree giapponesi precipitava sul monte Takamagara causando 500 vittime, il più alto bilancio per una tragedia dell'aria in cui fosse coinvolto un solo velivolo. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents in seguito a un'esplosione avvenuta a bordo durante un'esercitazione. Al suo interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 si innescava la polemica delle associazioni di consumatori dopo che l'Istat aveva diffuso il dato sull'inflazione valutata al 2,2%, mentre per effetto dell'introduzione della moneta unica europea era percepita dagli italiani molto più alta.
Per lo spazio dedicato ai nati il 12 agosto segnaliamo nel 1881 il regista e ideatore del premio Oscar Cecil Blount DeMille, nel 1926 l'attore e regista John Derek e nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. Nel 1946 il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Inoltre sono nati oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi e lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il cantante e chitarrista dei Dire Straits Mark Knopfler nel 1949, il chitarrista Pat Metheny nel 1954, il conduttore TV Teo Mamucari nel 1969, le cantanti Alessandra Amoroso e Chiara Galiazzo nel 1986 e il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2020 abbiamo terminato. Come sempre vi ricordo che tutti gli altri eventi del giorno nel passato li trovate sul sito accaddeoggi.it. Ci risentiamo domani. Yeah, ma noi ci risentiamo venerdì. Bene ragazzi, prima di iniziare con le notizie, volevo farvi vedere che cosa è successo stamattina in spiaggia. Più che altro è l'innovazione tecnologica di questa signora che, diciamo, essendo sola in spiaggia, preferisce mettersi la crema solare sulle spalle in questa maniera. Andiamocela un attimino a vedere. Mandata da Fabio Pizzo. Guarda. Fantastica, ragazzi. Questa sì che è innovazione. Non si è vista perché... Perché non si è vista? Per la privacy. No, no, per la privacy. Porca paletta, il regista ogni tanto mi fa questi scherzi. Dobbiamo... Il regista, licenziamo. E allora, vediamola adesso. Scusate, Guardate, questo è quello che sta succedendo momentaneamente, diciamo, in spiaggia. Non vi posso dire dove. Allora, questa signora, giustamente essendo sola, cioè, non so se capite, diciamo, l'innovazione. Guardate, allora, con accuratezza. Assolutamente. Ha preso il... Il marito fa l'imbianchino. L'imbianchino fa il marito. Amore, mi presti un attimo la spatola numero che devo... Ma guarda che funziona la grande. Tra le altre cose, diciamo così, devo dire che è abbastanza... Basta il prolungo e arrivi anche, esatto, in... Anche là dove il sole non va. Bene, per questo video ringraziamo il nostro amicone Fabio per renderci portaci partecipe, esatto, di quello che succede durante, diciamo, queste giornate estive sul lungomare di Alcamo Marina o Castellammare, non si sa. Luogo ignoto, bene. Gente ignota, signora a ignota. Questo punto, Renato, rapidamente vai con le notizie. Okay. Dal nostro giornale di Sicilia abbiamo, e allora, dicevo poco fa, Sicilia il falso primato, per la prima volta il dato peggiore in Italia, 89 casi in un giorno, ma 71 sono migranti. 5 positivi a Palermo, 2 sono alle poste, 50 dipendenti finiscono in isolamento. Se me è una scusa perché non volevo andare, esatto, in ferie. Esatto! Arretrateci, ce la prendiamo così. Esatto. Li troviamo da tutte le parti le e scuse. Allora, quindi continuiamo sempre in primo piano. La Sicilia record di nuovi malati, quasi tutti migranti vigilati. Allora, ragazzi, stiamo attenti, veramente abbiamo bisogno di più controlli. Infatti praticamente a Pozzallo arriveranno dopo Ferragosto, perché prima stanno a fare le ferie. Dopo Ferragosto arriveranno 90 soldati contro le fughe, quindi cintura di sicurezza per l'hotspot. No, sto scherzando, ripeto, è importante, a breve ci sarà appunto questo braccio di ferro all'hotspot di Pozzallo, perché è veramente fondamentale maggiore tutela, perché vengono i migranti, molti sono contagiati e poi scappano, quindi sì. Cerchiamo veramente di aumentare i controlli. Però vediamo anche che il problema sarà in percentuale magari molto concentrato su queste fughe dai propri paesi, ma vedo che anche
famiglie siciliane. Sì, intera famiglia con febbre, paura a cani catti dopo il rientro dei ragazzi positivi. Giustamente i ragazzi vanno fuori, hanno tutto il santo. No, ma infatti quando si ritorna bisogna capire di prendere delle precauzioni. Il problema fondamentale è dato da una parte dai migranti, dall'altra lato dai ragazzi che giustamente partono, fanno il giro, diciamo, dell'Europa e poi tornano ad infettare. Per questo dico io. Sicuro è una problematica che in percentuale comunque tocca a tutti. Assolutamente. Quindi dobbiamo tutti avere un minimo di responsabilità. Ma infatti noi stiamo solamente facendo, diciamo, noi siamo una specie di megafono, nel senso che c'è la notizia e diciamo per favore cerchiamo di fare più controlli, perché i controlli non devono farli solamente durante la movida, che ci sta, assolutamente, però ripeto, controlliamo tutto, specialmente dall'esterno, che per anche ora alle poste, insomma, cioè, sono luoghi dove appunto c'è la possibilità. Certo, i migranti vengono perché hanno bisogno, lo so, ma diciamo, io però dico sempre di cioè, il volo costa 85 euro, la barca 2500 euro. È un argomento che andrebbe approfondito in maniera molto più perché non prendono il volo 85 euro, 100 euro, 200 euro e dovremmo chiederlo al balcone 2500 euro. Dovremmo chiederlo a chi è direttamente coinvolto in questi, in queste strutture, sa effettivamente. Dico, intervenite 377-999-3064, dite la vostra, perché ripeto, noi stiamo dicendo la nostra, il nostro punto di vista, ed è giusto che ognuno dica il proprio punto di vista. Dia ovviamente nel pieno rispetto esatto, noi qua non siamo contro nessuno, dell'essere umano, non siamo contro nessuno, siamo a favore di qualsiasi proposta sia positiva, costruttiva, esatto, per migliorare il nostro stato. Andiamo avanti. Putin lancia il vaccino russo, l'ho testato su mia figlia. Della figlia non si sa più nulla. Ma certo, della figlia non si sa più. Ferragosto, ragazzi, moglie mia non ti conosco, diceva Ondara, in Sicilia fra divieti e spiagge chiuse, a Capaci niente accesso al litorale, a Isola e Carini scelto apposta, quindi Capo Marina in realtà non ho sentito niente. Io che sappia la Capo Marina ancora è aperta a tutti, quindi ci sarà anarchia assoluta, come ci saranno tutti quelli che dalla provincia di Palermo che giungeranno, esatto, tutti quelli che hanno coste. Il divieto verranno laddove se chiudono infatti tutte le spiagge precedenti, è normale la che nostra è un bel litorale, sì. Ripeto, maggiori controlli dappertutto, specialmente nelle spiagge, perché veramente avviene di tutto, quindi ci vuole più che altro in questo caso una sinergia tra i vari comuni, una sinergia tra i vari sindaci, quindi quello che chiediamo noi dal nostro punto di vista è al nostro sindaco maggiore sinergia, più controlli, ma ripeto, fate degli accordi per prevenire, non dobbiamo aspettare che succeda il fattaccio, cerchiamo di prevenire. Yes. Anche perché vi ricordo che nelle nostre spiagge fra pochissimo ci sarà la schiusa. Mariangela, ragazzi, forte, evitiamo Mariangela, tu che sei in buoni rapporti con le associazioni. Esatto. Sì, ho un buon rapporto facci con tutte sapere, le associazioni facci che saluto, ecco. Facci sapere quando mettiti in contatto. Mi con metto loro. In contatto? Ce ne sono un paio che e ci fai sapere quando arriverà, almeno quando è prevista la schiusa. Ma io credo che ormai questa settimana è fatta. Comincerà, così magari vediamo se riusciamo ad essere presenti anche noi. Dobbiamo essere presenti. Va bene. Per tutti gli amanti, per tutti, per tutti quelli che amano la natura, Renato, sappi che Palermo è pronta la zip line delle Madonie. Finalmente è possibile. Aspetta, zip line cos'è? La zip line è praticamente una linea che unisce costone da costone e tu ti appendi su questa seduto e ti fai tutta la scivolata da seduto, sì, molto comodo. Secondo me non è per voi. L'imbracatura, te l'immagini e ti fermi lì a centro e cominci a fare. No, però è molto interessante perché si sta in volo a 1000 metri di altezza, ragazzi. Molto bello. Molto bello. Tu e poi questa per essere bello. Dai, allora, continuiamo sempre, ripeto, con il sì, però per favore, coronavirus, abbiamo capito. C'è, non c'è, però ragazzi, tre. No, dai, però notizie coronavirus, passiamo avanti. Dai.
Stiamo attenti, stiamo attenti. Quindi lidi e luoghi di movita sono sotto controllo. Polizia e prefetti, non sarà facile perché ci sono poche. Ci proviamo. Ti ho detto. No, coronavirus! Coronavirus! Politica! I deputati del bonus, il garante sia i nomi. Diciamo chi sono stati questi furbacchiotti. I nomi, esatto. Per fare che? Che hanno fatto? Adesso metteteci in nomi. Che si sono presi le 600 euro. Sono stati bravi. Oh. Dopo, scusa, avevano solamente 12.000 euro. Cioè, con 600 euro ci viene una mangiata di pizza tutta la famiglia. Oh, ma che fa scherzi? Però allora, mi sembra... lo sai cosa hanno detto che hanno dichiarato? Hanno dichiarato che... Ma noi non lo sapevamo, è stato il commercialista che ha fatto il commercial. Tucci colpi adesso è colpa vostra, tutti danno colpa a noi poveri commercialisti. No, veramente stiamo finendo che tutto, ormai i clienti sono, stiamo esagerando. C'è chi lo chiedeva per la moglie che ne sapeva, che non... stiamo esagerando. Che non poteva, ragazzi, non diamo la colpa sempre al commercialista, paghiamo i commercialisti. Intanto paghiamo le tasse, paghiamo i commercialisti, esatto, paghiamo le tasse, si assume le responsabilità, esatto, delle... Io dico sempre stupidaggine altrui. Allora, la mia regola, che ahimè lo dico pure ai miei clienti, è nel senso, paghiamo le tasse tutti, paghiamone, diciamo, se, perché se tutti paghiamo le tasse tutti ne pagheremo di meno. Esatto. E una cosa che io mi rivolgo sempre ai politici: la dobbiamo fare questa flat tax, in questo modo potrebbe essere una cosa veramente positiva per le piccole partite IVA e per le piccole e medie imprese. Allora, se la chiami flat tax sembra una cosa brutta, spiega cos'è per favore. Allora, praticamente invece di avere, noi abbiamo delle aliquote che sono proporzionali, quindi 23-27% eccetera, quindi maggiore è il reddito, maggiore è l'aliquota applicata. Invece di fare questo, questo metodo proporzionale, si fa un'aliquota unica, quindi il 15% fino a una certa soglia, e poi superiore a quella certa soglia di quanto si guadagna c'è un'altra liquida. Io non sono d'accordo. Devo dire anche io un pochino, diciamo, io mi trovo nel mezzo tra un discorso. Non sono di... d'accordo, ti spiego il perché. Perché dovrebbe andare per fasce di reddito. Ci sono i nostri carissimi politici, amici nostri, che guadagnano, hanno le tasche piene di soldi. Che tra l'altro questi soldi li portano fuori dall'Italia. Quello è un altro discorso. No, 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 è tutto collegato. Quindi non diciamoci sciocchezze fra di noi. Non diciamo sciocchezze. Però io ho il punto di vista delle imprese. Le imprese sono troppo tassate. Cioè, praticamente il 60%. Sono d'accordo. Il 60%. Ma va fatto proporzionale, quello. Renato, proporzionale. Proporzionale significa quanto hai nella dichiarazione dei redditi, quello che non ho io nella dichiarazione dei redditi, e me lo paghi tu. È tanto semplice. Se una forma un po' più... Ecco, perché mi permetto di inserirmi, anche io c'ho il mio punto di vista. Non è tanto il fatto che bisogna pagare tutte le tasse, è quanto. Il quanto viene... dopo, cioè in funzione di uno studio prima fatto su quanto serve a uno Stato, che in questo caso lo possiamo giustamente paragonare a un'azienda viva piena di dipendenti, il comune, quanto serve per la funzione pubblica funzionare bene, quindi per dare la giusta la funzione della sanità, dei servizi pubblici a livello statale. Quanto serve? Quindi giustamente quel quanto serve non sono altro che le tasse che poi la partecipazione. Molti soldi se ne vanno in stipendi. Quasi tutti! È lì che è il problema. E abbiamo ponti che cadono, strade che non esistono. Aspetta, il ponte non si fa più, si fa il tunnel. Il tunnel! Grande notiziona, ragazzi, il tunnel! Il rischioso del ponte, quindi ci sarà il tunnel non sopra ma sotto lo stretto di Messina. Bene, dopo aver detto... Dopo la manica, la manica. Il resto della canzone. Comunque fateci sapere anche il vostro parere: la flat tax oppure le tasse proporzionali studiate esempio, in base alla... Vorrei dire l'ultima cosa, perché ripeto, noi siamo qua a dare informazione. C'è tra le tante proposte quella di evitare di fare, come funziona velocemente dico, il sistema impositivo. Cioè, lo Stato cosa vuole? Vuole il saldo e poi vuole l'acconto per l'anno successivo. In questo modo molte imprese, molte partite IVA pagano due volte le tasse, perché pagano quello che devono pagare quest'anno più l'acconto per il prossimo. Quindi la posizione impositiva è molto più diciamo pesante, onerosa per l'azienda. Loro cosa vorrebbero fare? Invece di fare questo acconto e saldo, praticamente fare ogni mese, fare una rateizzazione di quello che devo pagare. Quindi così si eviterà di pagare due volte, diciamo, le tasse, sia come saldo che come acconto. Questo non sarebbe il una problema cattiva idea. Sono le tasse. Non dico di non avere tasse, io assolutamente no, perché altrimenti è una partecipazione alla diventa degrado, e quindi non è possibile. Noi dobbiamo mantenere il nostro Stato, esatto. Il nostro Stato inteso non come persone, ma il nostro Stato inteso anche come città, paesi, eccetera. Li dobbiamo mantenere
come dei gioielli, perché tale che sono, soprattutto nella nostra Sicilia. Ora non voglio fare come si dice, il razzista, nord, sud, non mi interessa niente, però diciamo, il discorso è che le tasse si pagano per avere dei servizi, esatto, e per avere le città con gli alberi, i fiori, i giardini, dare la possibilità ai bambini di giocare, dare la possibilità ai grandi, a chi paga le tasse, di usufruire degli spazi verdi, delle spiagge, di usufruire dei servizi, che ne so. Ma infatti è quello, il concetto di tasse è quello, cioè io partecipo con la mia prima piccola quota che mi posso permettere, perché se ho un reddito di 10.000 euro all'anno non è che posso andare a pagare il, cioè il 15%. Brava, esatto. Mi pesa rispetto a chi ha 100.000 certo. euro all'anno, cioè certo. proporzione pagherà, diciamo, sì, è una proporzione, però quella proporzione 150. Mia del 15% più il 15% servono per rendere un servizio efficiente, perché se poi sì. qualcuno non paga, se è quello del 10-100.000 euro maggiori, di reddito ne dichiara 50.000, maggiori siamo sempre lì, esatto. Però per esempio c'è il sistema impositivo, no, quello nostro che abbiamo del forfettario, nel senso che lo Stato ti va a, diciamo, a fare un'imposizione fiscale sulle fatture emesse e esatto, non sulle fatture sì, ricevute. In questo caso sì, è normale che io cerco di fare in modo che quello che mi deve dare la fattura, cioè, vabbè, non me la dare, fa un sconto. Cioè, dico, ma che sistema fiscale abbiamo? Io dico sempre, invece, noi dovremmo detrarci qualsiasi cosa. Vado giusto, e questo è corretto. Anche lo stesso così, cittadino. In questo modo sono invogliato ad avere fatto, no, che io faccio un modo fiscale che, esatto, sì. No, vabbè, la fattura non me la fai, tanto non me la posso detrarre, sì, non me la faccio, sì, niente. Perché in un certo senso la tassa, quindi, te la sto già pagando. Ma il problema nasce dai soldi. Chi ce li dà sti soldi? Ci sono tutte le imprese io in ginocchio. Sto provando, sto dando nero per il reddito di emergenza. Ci sono tutte le imprese in ginocchio, i soldi vengono dal turismo, perché esatto. I soldi freschi li portano i turisti da fuori. Fanno la conversione, portano i soldini, si fanno la vacanza e ci lasciano i soldi. Però lì c'è un ragionamento che è sempre mio personale, quindi discutibilissimo, che in una città, in un comune come il nostro, che già non sappiamo vivere di turismo, ma anche se fossimo in grado di vivere di turismo, dovremmo avere un livello alto da permettere poi un'intera città di vivere con quello che il turismo è riuscito a portare. Quindi pagare le tasse, incrementare iniziative che portino soldi da parte degli giusto. Altri qui, ma noi intanto dobbiamo considerare 46.000 residenti in città che vivono 365 giorni all'anno e che devono ricevere dei servizi che funzionano. Anche. Quindi pagare tasse, tutto collegato. Ma un'amministrazione che mette in funzione, no, che fa sempre le fantine, che fa sempre... Ma che ci stanno anche, ma in funzione di un progetto più ampio, perché... Assolutamente. Per prendersi cura della città, anche in questo senso, diciamo io che dico sempre, non fa male, non fa male. Quando una cosa funziona... La si deve migliorare. Ma io mi chiedevo, Mariangela, ma la pista ciclabile che fine ha fatto? La pista ciclabile è ancora immersa proprio. Ma si sono prese anche le strisce pedonali, ma per favore, ma fate sono utilizzate per altro. Comunque, ragazzi, siamo arrivati al momento. Fammi finire due o tre notizie. Troppo tardi, vai, velocissimo. La economia. No, questa è una cosa importantissima, perché è stato pubblicato il nuovo bando per quanto riguarda Garanzia Giovani Riparte in Sicilia. Sono stati stanziati 200 milioni di euro per finanziare tirocini e stage di disoccupati. La novità è che parte dei fondi saranno destinati all'assunzione e formazione in azienda. Una cosa importantissima è che l'età massima, che era prima di 29 anni, è stata spostata a 35 anni. Quindi questo programma è rivolto principalmente a chi non è impegnato, a chi non è impegnato in alcuna attività lavorativa, e all'obbligo di avvicinare i giovani dell'isola al mondo del lavoro, mettendo a disposizione misure occupazionali concrete come tirocini e stage, è una forma, quindi è una formazione mirata all'inserimento lavorativo e l'apprendistato per la qualifica e il diploma. Quindi ripeto, vediamo se questa Garanzia Giovani 2 possa essere, diciamo, sarà sicuramente una buona idea, già se prima... i giovani lo apprezzano, perché il problema è fare le cose ma avere anche una risposta. Quindi giovani, mettetevi in gioco, prendete tutte le iniziative possibili e immaginabili, provare a questa età
non vi costa nulla, vi può portare. Perché, ripeto, ottimo! È stato aumentato l'età, quindi fino a 35 anni. Insegna, si può insegna. Marcello Ingrassia. Il ministro Provenzano dice una nuova stagione di rilancio per il sud. Quindi, diciamo, stanno riuscendo, forse intuiscono a. Che praticamente la Sicilia deve essere veramente finanziata, appunto perché se finanziano la Sicilia l'Italia può ripartire veramente a 360 gradi. Ottimo, quindi mettiamo un po' di sale in zucca, ragazzi. A proposito di sale, vediamo, vediamo un pochettino i nostri consigli. Questo è il famoso gancio. Famoso gancio. Vediamo i nostri i consigli che ci dà la nostra biologa nutrizionista Cecilia Eleuteri. Ciao Cecilia, dopo. Ti aspettiamo. Salve, eccoci di nuovo al nostro consueto appuntamento con questa rubrica nutrizionale per l'estate. Oggi parleremo del sale. Siamo abituati purtroppo a farne un abuso. In realtà sarebbe molto importante imparare ad utilizzare per insaporire le nostre pietanze soprattutto le spezie. Abbiamo tantissime spezie che molto spesso disconosciamo e che hanno anche delle importanti proprietà nutrizionali. Ad esempio pensiamo alla curcuma, che ha una potente attività antinfiammatoria, pensiamo allo zenzero piuttosto che al timo, ma anche alle erbe aromatiche che possiamo tranquillamente coltivare nel nostro balcone o nel nostro piccolo giardino, come ad esempio la salvia, il rosmarino oppure il basilico, il prezzemolo. Quindi ci dovremmo abituare ad utilizzare molto di più le spezie per insaporire le pietanze, anche se comunque una piccola quantità di sale utilizzata con moderazione è molto importante. Un consiglio che posso darvi è sicuramente di utilizzare il sale iodato. Infatti questo piccolo quantitativo di iodio che introduciamo è molto importante per la nostra tiroide, che l'aiuta a funzionare meglio e quindi aiuta anche ad aumentare un pochino il metabolismo, e anche per le donne in gravidanza è consigliato sicuramente l'utilizzo del sale iodato. Io ho dato. Bene. Allora, stiamo attenti a cosa mangiamo. Utilizziamo in sostanza le spezie. Un pizzico di sale che non fa male. Esatto. Pizzico di sale, QB. Il sale, QB. Ci sta per il sale rende più peperina la vita.
però veramente anche la curcuma, ci sono un sacco di spezie che possiamo utilizzare, che sono veramente fondamentali. Allora ragazzi, il paradiso è qua in Sicilia, perché abbiamo tutto in Sicilia, non ci manca niente, solo il lavoro. Ma quando ci possiamo organizzare, ci possiamo organizzare, noi stiamo lavorando per voi, ci possiamo organizzare, noi ottimo, il lavoro ottimo. Ce lo stiamo inventando, quindi bene. Mi rivolgo agli sponsor, se vogliono sponsorizzarci, noi stiamo lavorando per voi. Allora, volevo raccontarvi una, siccome si parla comunque di Sicilia, voi sapete che ce ne sono diverse meraviglie nel mondo, ma in Sicilia sono due delle sette meraviglie e in particolare abbiamo si parla... l'ottava meraviglia del mondo. Sì. Paolo, ma dai, non mi prende, per favore, non mi prende per culo, altrimenti qui abbiamo problemi. Ogni scarrafone è bella mamma sua, quindi se lo dice a tua mamma, cioè, chi è l'ottava meraviglia del mondo? Mamma di Paolo. Chi è l'ottava meraviglia del mondo? Se lo dice a tua mamma, lo sai cosa risponde? Luciana, sua figlia. Esatto. Certo, ma questo non c'era ombrazza di dubbio su questo. No, no, veramente, a parte lo scherzo, volevamo iniziare una sempre semifir, perché qua è un problema. Vado avanti sempre. Mentre con le notizie, mentre sì, lui ma che notizie? Renato, basta con le notizie. No, cosa importantissima, sono stati confermati i voli per Torino, sono programmati. Ma chi se ne frega dei voli per Torino? A Torino. Cioè, dobbiamo stare a casa, ragazzi, c'è il coronavirus, quello mi dice viaggi per Torino. Ma falli scendere che portano soldi. Falli stare lì però. Falli stare lì, falli scendere. E poi torno. Ognuno si faccia la vacanza nella ma che si regione. Facciano proprio i fatti propri ognuno, dai. Ti vado a trovare io. Bene. Due volte a settimana, allora, martedì e sabato. Volevo iniziare e non ero preparato. Capoluogo piemontese, metà di tanti trapanesi. Sì, però o le dici bene o non le dici. Cioè, arriva. No, qua il titolo del giornale, no, no, veramente. E poi altra cosa importantissima, c'è stata l'ottava edizione della manifestazione Mediterraneo Packaging, Castellammare, premiate 23 aziende. Quindi un'altra cosa importantissima. E poi una cosa che vorrei dire, nel frattempo lui sta cercando di far partire il... Non abbiamo capito cosa. Allora, un'altra cosa importantissima è che c'è stato a Castellammare un ragazzo che ha trovato un portafoglio con 500 euro e l'ha restituito. Questi sono i giovani che ci piacciono. Bravo. Ottimo. I giovani che ci piacciono. Bravo, bravo. Diciamo bravissimo. Che il famoso, questo ragazzo si chiama Mario Corso e diciamo bravo, ha Mario. Trovato questo portafoglio, l'ha restituito e non ha avuto nemmeno la ricompensa. Questo, giusto, anche se gli spettava il 25% del contenuto del portafoglio. Perché la prossima volta autorizzo io a Mario a fare quello che vuole. No, 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 assolutamente no. Però giusto, dai, anche giusto, il titolare, caspita. È giusto che la ricompensa ci sia. Giusto. E allora, attenzione. Andiamo. Attenzione. Sapevate che nel mistero che si cela tra le varie storie in Sicilia c'è anche questo? Sono due delle sette meraviglie di Sicilia e i fantasmi di due fanciulle le rendono vive. È la storia di fantasmi che viene caratterizzata da una vicenda affascinante che rende il luogo ancora più ricco di suggestione, come avviene qui esattamente a Milazzo. Che succede a Milazzo? Diteci. Il capo di Milazzo è un territorio ricco di storie e leggende, molte di queste legate ai fantasmi. In particolare, la monaca è una di quei fantasmi. Appare di notte vestita di un lungo mantello nero e di velo a coprire i capelli. Si racconta che fosse una ragazza vissuta alla fine del 600, costretta dalla famiglia a prendere i voti e a farsi suora. Lei, figlia di un ricco signore, si innamorò di un soldato straniero e, sorpresi insieme in atti peccaminosi, fu costretta alla clausura. Ma dov'è? Dov'è questo? Si aggira nel castello delle Benedettine di Milazzo. E poi con la monaca. Beh, mi piacciono queste monache. Le monache, ragazzi, le andate lì belle. Al monastero dei Benedettini di Milazzo e fate le foto. Fateci sapere. Fate dai, le foto dai, e dai, ce dai. Li mandate, per vogliamo favore. La foto del fantasma. E questo era un piccolo momento, diciamo così, di ebbrezza. Sì, ma perché la Sicilia è effettivamente piena di queste. Sì, no, no, la Sicilia, promuoviamo la Sicilia. Promuoviamo strane. La Sicilia, ragazzi, promuoviamo e la Sicilia. Ti piace questo tipo di. Avventure. Avventura,
venite in Sicilia che ne abbiamo, ne abbiamo. Yes, siamo quasi addirittura di arrivo, ragazzi. Però prima di passare all'oroscopo e alle previsioni del tempo e a quello che succede in TV, diciamo la farmacia di turno ad Alcom e Funderò e la farmacia di turno a Partinico e Viale Regione, farmacia in Viale Regione a Partinico, mi raccomando, chiedete della moglie di Renato, esatto, che non vi farà lo sconto. Un piccolo sconto c'è. Farmacia di turno Viale Regione, Partinico, farmacia di turno ad Alcom, Funderò. Bene, perché gli sconti sono importanti, Renato? Diciamolo. Allora, lo sconto è importante perché in realtà che cos'è lo sconto? Lo sconto non è nient'altro che può essere visto da due punti di vista: dall'impresa, perché aumenta le sue vendite, quindi da un lato io facendo lo sconto mi tolgo la merce dal magazzino e quindi in questo modo ho meno merce, quindi per l'azienda meno merce vuol dire che ricambio, ho più ricavi e quindi più ricambi, quindi posso acquistare altra merce nuova. Lo sconto è importante per il cittadino perché in questo modo può acquistare un prezzo tenendo conto, voglio parlare un po' termine tecnico, c'è tutta la scatola di Edgeworld dove c'è la domanda e l'offerta, quindi attraverso lo sconto ci si avvicina di più tra la domanda e l'offerta e quindi si ha la possibilità al cittadino medio di poter acquistare un capo che magari al prezzo pieno non poteva comprare. Sì, allora traduco per i aumenta il potere di acquisto dei consumatori, gli sconti aumentano il potere di acquisto perché anziché spendere un euro per comprare un pantalone e ne spendo 50 centesimi, ne comprerò due. Quindi aumenta il potere d'acquisto dei consumatori, giusto? Quindi sì, ripeto, su alcuni prodotti. Sì. Su alcuni prodotti. Quelli soggetti a sconto. Poi c'è l'elasticità, la domanda, lì poi si entra in una situazione. Io aspetto che lo sconto sulla benzina. Esatto. Ma quello doveva arrivare tanti secoli fa, ma ancora la benzina. Ora il petrolio diventa sempre meno. Quindi ora aumenta, dice che praticamente hanno detto che praticamente la benzina sarà più cara del diesel. Quindi ora. Cioè, scusa, il diesel sarà più caro della questo, benzina. Questo dicevo, perché finora io. No, il diesel sarà più caro della benzina. Quindi. Certo, perché il diesel proviene da una situazione che, ma chi se ne frega. Comunque, ragazzi, noi che siamo profani e non abbiamo nessun diritto, tranne chiaramente Renato, che lui è un economista, è un commercialista. Esatto. Ma facciamo parlare ai professionisti. Facciamoci dire dai professionisti esattamente le cose che servono. Quindi, in particolare. Paolo. Scusa, Mork. In che senso facciamo scelto? Esatto. E io che sto? No, io ho detto, io l'ho premesso. Picchio. Il picchio interviene quando non capisce cosa. Ho premesso, ho detto, tranne Renato che non c'entra, io sto parlando di gente che. Sentiamo cosa da dirci Marcello de ABC Strategie di Alcamo. Vai col servizio. Salve, sono Marcello di ABC Strategie e oggi parleremo di Lean Management. Marcello, cos'è il Lean Management? Sì, il Lean Management è un insieme di tecniche aziendali che serve a implementare la gestione snella di un'azienda. Che significa? Significa adottare tutta una serie di tecniche che servono appunto a snellire i processi, questa è la parola chiave del Lean Management, e cioè significa concentrare l'azione delle persone verso quelle attività che sono a valore e ridurre tutti gli sprechi. Questa tecnica prevede intanto un'analisi dei processi aziendali che si svolge normalmente insieme a un team di persone fatto da dipendenti dell'azienda stessa. In questa analisi si viene proprio a fare la cosiddetta mappatura del flusso del valore, dove vengono appunto analizzati tutti i processi e messi in evidenza quelle che sono le attività che producono valore e quelle che invece sono delle possibili attività che producono degli sprechi. L'obiettivo naturalmente è quello di, fatta l'analisi, individuare appunto quali sono queste criticità e porre in essere delle azioni di miglioramento per rendere migliori le performance sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Come si svolge l'analisi di un processo?
Guarda, io di solito dico che si fa la classica passeggiata in azienda, cioè l'analisi avviene appunto come ti dicevo attraverso questi team che insieme attraversano i veri e propri luoghi di lavoro. Intanto bisogna distinguere tra processi che sono processi industriali e i cosiddetti processi immateriali, cioè che sono tutti quei processi o di generazione dei servizi o di diciamo erogazione di servizi amministrativi. Perché naturalmente in queste analisi vengono coinvolti sia la parte amministrativa sia la parte vera e propria della produzione. Devo dirti che questa è la parte bella del mio lavoro, nel senso che conoscendo diverse aziende vieni a conoscenza di tutta una serie di tecniche diverse, di contesti diversi e quindi fai moltissima esperienza. E naturalmente in questa fase di analisi chiaramente tu porti in luce tutte le criticità dell'azienda e naturalmente poi insieme a questo team la parte fondamentale è quella di trovare le soluzioni insieme a loro per risolvere appunto queste criticità e quindi trasformarle in opportunità di miglioramento. Marcello, qual è la parte più difficile del tuo lavoro? Allora, sicuramente la parte più difficile non è di certo trovare le soluzioni per il cambiamento organizzativo. Il Lean Management infatti mette a disposizione veramente tantissime tecniche che servono a modificare i processi, mentre sicuramente una delle cose che si incontra spesso nelle aziende è la cosiddetta resistenza al cambiamento. L'obiettivo del Lean Management infatti è proprio vincere questa resistenza. Per farlo naturalmente bisogna coinvolgere le persone che sono i cosiddetti innovatori. Spesso quando fai questo genere di analisi ti trovi davanti frasi del genere: non si può fare, qui in azienda da noi si è sempre fatto così. Sfruttando appunto le risorse che hai a disposizione e soprattutto agendo sulle persone, perché sono poi loro quelle che saranno i veri attori del cambiamento, bisogna appunto sfruttare questi team di innovazione e migliorare i processi agendo soprattutto su questi. Spesso e volentieri le persone che mostrano una resistenza al cambiamento più alta sono proprio quelle persone che a volte sono anche più competenti e quindi essendo più sicuri del loro lavoro spesso diciamo mostrano una certa resistenza a nuove procedure. Però è vero anche che se queste persone sono coinvolte e riesci a trainarle dal tuo lato, allora poi diventano attori fondamentali che spesso hanno soluzioni veramente ottimali e che riescono a dare una spinta al processo di cambiamento. Mi faresti un esempio pratico di efficientamento di processo? Ok, potrei farti l'esempio classico di un'hamburgeria che vuole fare una promozione 3x2. Questa hamburgeria ha una padella che cuoce contemporaneamente due soli hamburger e gli hamburger prevedono una cottura di un minuto per lato. Quindi qual è il metodo più efficiente per cuocere gli hamburger? La soluzione che tutti adottano normalmente è quella di cuocere prima due hamburger. Dopo cuocere il terzo hamburger, o al massimo qualcuno propone di cuocerne altri due, e quindi impiegando un tempo totale di 4 minuti. Con questa soluzione naturalmente avremmo sia uno spreco di tempo, ma anche diciamo possibilmente una sovrapproduzione. La soluzione invece efficiente potrebbe essere quella di cuocere innanzitutto due hamburger da un lato. Una volta passato un minuto, quindi i due hamburger sono cotti da un lato, rimuoverne uno e girare l'altro e inserire l'hamburger ancora da cuocere nella padella. Trascorso un minuto avremo così un hamburger completamente cotto e in quella posizione potremmo mettere l'hamburger che avevamo precedentemente tirato fuori e girare quello invece che abbiamo inserito per ultimo. Con questa soluzione il tempo totale praticamente sarebbe di 3 minuti di cottura, quindi abbiamo sfruttato perfettamente le risorse che abbiamo a disposizione e abbiamo ridotto il tempo a 3 minuti, quindi risparmiando un minuto su 4 e quindi efficientando del 25% il tempo totale di produzione.
Hai capito, Renata? Efficientamento dei processi. Come diceva il mio professore, ci vuole l'efficacia e l'efficienza. Sembrano due paroline diverse, ma in realtà sono due paroline che devono lavorare sempre in sinergia. Assolutamente perché sì. Ognuno di noi deve essere efficace ed efficiente. Deve essere efficace perché deve dare la possibilità di poter raggiungere lo scopo dell'azienda. Deve essere efficiente perché nel minor tempo possibile deve dare il miglior risultato. Deve attivarsi. Volevo dimostrare un po' di professionismo. Volevo dimostrare un po' di professionismo, visto che ha detto adesso che facciamo parlare professionisti migliori. No, non c'entra, io avevo fatto la premessa, ma fango, se tu vuoi Manco con 30 anni di cavo, sempre fango, anche se 30 anni è shock. Fango. Tanto di cappello, Renato. Fango. Bene, 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 siamo quasi addirittura di arrivo. Salutiamo gli amici di ABC Strategie, ciao, di Alcamo. Ciao Ignazio, ciao Linda, carissime. Giustamente, giustamente Mariangela diceva: ma che c'entra il marketing con gli hamburger? Infatti, avevo perso un attimo questo momento. No, stava spiegando l'efficientamento, diciamo, dei processi. Se tu io ho una padella che contiene due hamburger e ne devo cucinare tre, come faccio nel minor tempo possibile? Te mangi. Esatto, e metti subito l'altra. Esatto. Siamo in pieno tema e fai effettivamente. Basta poco per ottenere grandi risultati. Noi abbiamo bisogno di grandi pennelli. Volevo ricordarvi che finalmente si sono organizzati con il cinema all'aperto, in particolare il nostro Star Place. Sono le ragazzi, rassegne. Ci sono le rassegne. Io ho qualcosa, vediamo se riesco a leggere. Allora, domani dovrebbe esserci. Abbiamo l'8, il 13, quanto abbiamo oggi? Oggi 12. Sì, domani giovedì c'è alle ore 20 c'è Tappo e me ne scappo, diciamo. Esatto, alle 22 lo stesso. Dopodiché domenica, giorno 16 agosto, c'è Mio fratello rincorre. Sia alle 20 che alle 22. Mi pare giusto, perché il primo fa Tappo e scappa. Esatto. Fratello che rincorre. Infatti sono scritto in bianco, forte. Poi il lunedì invece 17 agosto, alle ore 20 alle ore 22, verrà praticamente trasmesso Frozen 2. Frozen, bellissimo. Per ci vuole con questo caldo un po' tutte le bambine, le figlie. Esatto, in programmazione abbiamo pure Onward, Oltre la magia, in più La Dea Fortuna, Piccole donne, Joker, Bohemian Rhapsody, 18 regali, Odio l'estate, 1917, Parasite, poi c'è Qua la zampa 2, Il piccolo Yeti, Me contro te. Ragazzi, grande i programmazione del cinema. Me contro te, per le prenotazioni, perché purtroppo l'ingresso è gratuito, patrocinato dal comune di Alcamo, bisogna prenotare e si può utilizzare il seguente numero: 342 327 1928. Il costo del biglietto è di 5 euro e si può anche acquistare online sul sito www.starplacemultisala.it. Sono 5 euro alla fine. Esatto. Se sopravvivete alla mangiata di Ferragosto, vi consiglio di andare. Giustamente a il programma. 5 euro fanno sempre. Vorrei fanno anche dire chi non vuole andare al cinema e vuole andare all'anfiteatro: c'è l'anfiteatro Villa Mara a Terrafini, che il 29 e 30 agosto ci sarà una manifestazione. Che diciamo Luciana potrebbe anche intervenire. No, lei parte prossime. Domani, va in Inghilterra. Perché vedo c'è un Sicilia Classica Festival, che veramente c'è la Turandot di Giacomo Puccini, che è veramente con l'Orchestra Filarmonica della Sicilia, Coro Lirico Mediterraneo, ed è un bellissimo spettacolo. Ottimo. Bene, Renato. Cinema e teatro, ragazzi. Mancano esattamente 5 minuti. Ce la facciamo. O dici allora il meteo, o dici l'oroscopo. Ma io sono un tipo veloce, quindi riesco a fare tutto velocemente. No, non entriamo nel merito del discorso. Evitiamo. È un dio che lo diceva. Quindi ce lo rimaniamo tra ce di lo noi. Teniamo tra di noi. E allora iniziamo con la TV Rai 1. 21:25 Super Quark con Piero Angela. Rai 2 alle 21 TG2 Post, alle 21:20 Squadra Speciale Cobra e alle 23 e la chiamavano Estate. Rai 3 alle 21:20 L'altra metà della storia. Rete 4 alle 21:25 CR4 La Repubblica delle Donne. E poi a mezzanotte fanno Gli Uccelli. Ti interessa, Paolo? Canale 5. No, veramente un
film di, mi ricordo, di Alfred Hitchcock, veramente. E a seguire Uccelli di Roma. Esatto. Cioè, e poi tutti possono arricchire tranne i poveri alle 2.55. E allora, che alle 5, 20 e 45 c'è la Champions, Atalanta PSG. Non mi dite chi è la PSG, perché dovrebbe essere, adesso dico io, una fesseria Paris Saint-Germain. Può essere, io di calcio sono litigato, quindi qua il nostro picchio interviene puntualmente e correttamente con mastico. Esatto. E alle 20:25 Italia 1 abbiamo CSI, e alle 21:20 Chicago Fire, il famoso Chicago, e poi alle 23:50 Vodafone batti. No, vai. La 7, poi abbiamo 21:15 istinto primordiale. TGS alle 21:40 abbiamo Spazio Cinema, Patch Adams, grande film. Sì, forte, bellissimo. Grande film. E poi ricordiamo Video Sicilia, canale 93, quindi per tutti gli altri appuntamenti, le nostre repliche e i notiziari. Yes, che sono in quali ore? 13:50, 14:30, 17:30, 19:25, 22:30, mezzanotte e 50 e 7:50. 7:50, fa un sconto per film. Vabbè, 7:45. Ok, grazie. E allora, Video Sicilia News, veramente Video Sicilia è un'emittente televisiva visibile sul canale 93 del digitale terrestre in tutto il territorio siciliano, quindi veramente è una bellissima realtà locale che cerca di invogliare, come sta facendo anche con noi, le bellezze del territorio. E infatti Paolo di Bella è più di Bella di me, che c'è, non c'è nessuno. Era chiamato prima Paolo Sette Bellezze, adesso Paolo Solo di Bella. Maria, volevo solo dire una cosa, ricordandomi che oggi è mercoledì, sì, e di fenomeni strani ad Alcamo ne esistono tanti, ma c'è uno in particolare che porto da dietro da una settimana. E che ho già... Non è l'ombrellone. Non è l'ombrellone, il fenomeno strano che... Ma voi, aiutatemi, ma voi, capita come a me che ogni mercoledì sera la Mediaset se ne va in ferie e non si vedono più i canali Mediaset? Strana cosa questa. Io non guardo puntualmente la TV, quindi ogni la mercoledì sera, la sera. Ma voi ogni mercoledì sera collegatevi su AP Web Radio e ci guardate. Se non possiamo seguire la Mediaset o su Video Sicilia. Ho chiesto in giro, mi hanno detto che c'è chi ogni giorno ha questo problema, Alcamo Marina, Alcamo, non riescono a prendere le reti Mediaset in serata, cioè quindi non possono guardare i programmi. Cosa dipende questo mistero? Chi lo sa, per favore, ce lo faccia sapere. Stasera vorrei vedere qualcosa. Ottimo, detto questo. Renato, qual è il segno più importante della giornata? Il campo. Cosa dici? Ma che vai dicendo? Allora, io direi che quest'anno, quest'oggi, il segno più promettente è il Capricorno, perché abbiamo un'atmosfera piuttosto positiva col partner e praticamente basterà un semplice sguardo per intendersi. Ah, e invece quello peggiore? E allora, non quello peggiore, diciamo, aspetta, fammi vedere con attenzione. Cancro. Ma chiudiamo, Mariangela. Ciao. Rimanda di nuovo i professionisti, per favore. Positivi sul lavoro, potranno presentarsi alcuni ostacoli. Voglio Paolo Fox, non mi interessa. Dai, meglio Renato Fox, dai. Però guarda. Ci sono solamente piccoli problemi da risolvere. Ah sì, ma figurati. No, fine settimana di furore. Vediamo domani, visto che c'è allora, un domani. Diciamo le previsioni così velocemente. Oggi e domani praticamente abbiamo temperature in rialzo, con minime intorno ai 19-20 gradi e le massime 31-32 gradi, anzi addirittura 33 gradi Ragusa e Siracusa. Bene, sì. Ottimo, quindi raccomando, pantaloncini, magliette, maniche corte, ma soprattutto... I calzini bianchi. No, soprattutto la mascherina. Lavatevi le mani, lavatevi anche qualche altra cosa. Dipende, ognuno. È semplice, ma ti salva la vita. Esatto. Bene, detto questo, sono stati con noi in questa puntata di oggi di Buongiorno Estate, Renato Rocca. Buongiorno a tutti. Buongiorno Paolo, buongiorno Mariangela e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. È stata con noi Mariangela Accardo. Grazie a voi che ci seguite. Ciao Renato, ci vediamo alla prossima. Ciao Paolo, ciao a tutti voi, vi vogliamo. Ringraziamo tutti coloro che sono stati collegati e ancora sono collegati. Ringraziamo ABC Strategia, ringraziamo Cecilia Leoteri, ringraziamo Diego Blunda, non si può non ometterlo. Ringraziamo Girolamo Turano con Gino Video Milazzo. Sicilia, ringraziamo Gino Milazzo, insomma
Ragazzi, vi ringraziamo tutti. Mi raccomando, sì, dateci dentro, ultimi giorni d'estate. Siamo tanti, occhio, per voi. Occhio alle grigliate. Metteteci mi piace, per favore. Esatto. Metteteci mi piace. Questo like, tanto questo non costano like, nulla. Siamo tanti che lavoriamo tanti per voi, per rendere questa ora di serenità un'ora così di spensieratezza. Ragazzi, buongiorno. Estate. Ciao Paolo. Signore e signori, a P-Web Radio presenta le rubriche di Buongiorno Estate, un programma di Paolo Di Bella. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 su a P-Web Radio. E da lunedì 27 luglio 2020 su Video Sicilia, canale 93 del digitale terrestre.